felice di condividere questo momento, perché già la condivisione è bellezza, e condividere in una comunità di bellezza oggi è testimonianza di un valore di differenza, perché parliamo tanto di bellezza, io parlo d'artista, quindi mi permettete certe licenze così poetiche, artistiche, ma anche di militanza sul campo, perché io non sono stato mai uno che parla, ma sono stato uno che ho pensato, ho sognato e ho fatto. E dopo un certo periodo della propria vita, quando ci si incontra, ci si deve parlare dei fatti che ognuno di noi siamo riusciti a fare. E io ho iniziato alla Fiumara, a Tusa, io ho iniziato negli anni Ottanta, io ho scelto di assumere un impegno con la bellezza in nome di un rapporto armonioso di quella bellezza, che è etica ed estetica. Non ci può essere una bella estetica, una bella forma, se non c'è un cuore che batte e se non c'è un impegno per far battere quel cuore. E io l'ho fatto inizialmente a Tusa, spero che ho ricordato Biagio Conte. Io e Biagio siamo stati amici, siamo amici, perché mi fa piacere quando ci si incontra anime belle che non si muore mai, non si passa mai per quella morte. E con Biagio abbiamo avuto lo stesso percorso di vita. Lui veniva da una famiglia benestante come la mia, io avevo iniziato prima a Tusa, e lui fondò a Tusa Montagna una comunità di suore dove lui veniva sempre, e lui scelse quel voto che noi chiamiamo di povertà. Lasciò la famiglia, nel frattempo a me era morto mio padre, anch'io famiglia benestante, anch'io non ho scelto la via del prendere, ho scelto la via del... non ho fatto... giocavamo sempre insieme, perché lui parlava sempre in nome di un Dio, in nome anche di quell'essere ultimo, io ero un po' più laico, ero più artista, e quindi eravamo tutti sulla stessa strada del togliere. Lui toglieva per un percorso di vita che fino alla fine, anche all'interno della Chiesa, di quel mondo, ha mantenuto una dimensione eretica, partendo da San Francesco. Biagio Conte era un eretico della bellezza, di quel cuore, ed è stato dall'inizio per gli ultimi e alla fine è stato in mezzo agli ultimi. L'unica cosa che ne parlavamo, e anche per me anche la stessa problematica, era il problema anche di quella continuità, di una continuità che non deve morire un quell'uomo che ha creato quella bellissima esperienza a Palermo, però purtroppo adesso dopo di lui chi arriverà? Arriveranno le cooperative, arriveranno le università, assistenti sociali, si perderà quell'anima, e quindi speriamo che l'anima di quel luogo mantenga anche come successione il senso, perché quando muore un Biagio è che non deve morire quella comunità, e anche i palermitani sono in obbligo con Biagio di tutto quello che ha fatto per tutta la vita. E io iniziai a fare un voto, non di quella povertà in quel modo, ma un percorso del dono. E ho donato a quel mio territorio, Santo Stefano di Camastra e Castel di Tusa, ho donato bellezza. Ho donato bellezza che nasceva anche da un impegno etico di nostra. Io avevo ereditato un'impresa di appalti pubblici. Ereditare appalti pubblici in Sicilia non è un ambiente così di bellezza. E quindi negli anni Ottanta, non parliamo di oggi, ma negli anni Ottanta, scegliere di non pagare mafia, di non pagare corruzione, di non pagare assessori, assassini, era un atto molto pesante. E non era di grande compagnia. E in quel periodo, negli anni Ottanta, con le testimonianze di quegli eroi eccellenti che conosciamo, da Peppino Impastato, Falcone, Borsellino, Grassi, eccetera, nacque quella condizione civile che per essere civili in quel periodo bisognava essere antimafia, anti-racket. Io l'ho fatto anche per 11 anni quando nacque l'anti-racket a Capodorlando. E l'anti non è bellezza, l'anti è una contrapposizione anche di quell'ego che pensa che nell'anti trova il senso. Io oggi a 66 anni mi sento di dire
né da eroe né da vittima, perché poi di solito quando la corda si rompe in Sicilia siamo bravissimi, siamo tutti con te, coraggio, continua, ce ne fosse uno di, come te, uno in ogni paese, cambierebbe la Sicilia, cambierebbe il mondo. Poi tu ti giri in momenti di sconforto e di solitudine e sei sempre solo. Ma quella solitudine fa la differenza. Quella solitudine istituisce il senso poetico dell'impegno, di quell'etica che trova in quell'estetica il senso. E queste grandi opere monumentali, che io ho segnato tutto il territorio di 8 comuni della Valle di Aresta, hanno reso famoso nel mondo questo territorio e donare la bellezza di queste opere dagli anni 80 fino al 2000, quindi 20 anni, è stato un percorso anche in contrapposizione col sistema. Io ho subito 20 anni di processi per abusivismo, una Sicilia dello stile non finito sicuro trovava nella persecuzione di queste opere quell'abuso di materia, soprattutto di deturpare il paesaggio. Ecco, la bellezza deturpa il paesaggio. Lo stile non finito sicuro che fa parte di quel sistema è normativo a quella normalità che purtroppo in nome di quella devastazione troviamo nei nostri territori. Queste opere, ecco sempre il labirinto, un percorso della conoscenza dove l'unico nemico di questa bellezza che stasera abbiamo sentito tante volte evocare, l'unico vero nemico si chiama ego, l'unico male incurabile della nostra società di umani è la nostra egocentricità. Ecco, la piramide, il labirinto, sono tutti degli archetipi che sono collocati in cima alle montagne, per esempio la piramide è in contrapposizione a quella schiavitù di dittatura che abbiamo in questo momento, dei telefonini, delle tecnologie che guardiamo sempre verso il basso, una piramide in cima a una montagna innesta la visione della bellezza, da elevare lo sguardo verso l'altezza e bellezza. E queste opere hanno subito 20 anni di processi, hanno subito attentati di mafia, insomma abbiamo superato tutte le prove, ma ho imparato una regola universale di bellezza rispetto all'umano e rispetto all'ego, che è quello di ringraziare l'ingratitudine. L'umano, quando riceve un dono, come ringraziamento, risponde sempre con l'ingratitudine. E l'ingratitudine ci fa rimanere male. E il male è proprio quando noi diciamo ogni giorno, anche per fattori privati, quando diciamo ci sono rimasto male, quello è il male. Quello è il pensiero che ci fa nutrire quell'essere male. Uno riceve il male, lo rimanda, io applico questa regola, lo rimando al mittente e ringrazio l'ingratitudine e vado avanti. E a Tusa in 40 anni sono riuscito a restituire anche una politica con la P maiuscola, la politica che non è un esercizio di mendicanti di voti, ma è una condizione di devozione alla bellezza. Noi artisti non cerchiamo voti, noi cerchiamo devoti di bellezza. E l'arte non è il fine, l'opera d'arte non è il fine, ma è lo strumento, è il medium che ci ricollega a questo nostro valore e di essere universale. Queste opere della Fiumara, che sono passate da tante problematiche, ma oggi la cosa più bella è che 10 piccole comunità della Valle della Resa sono famose nel mondo, non per la sagra della provola del Casciacavallo, al quale tutti i sindaci che ho venuto di sagre, io auguro delle splendide diarree cosmiche, sanno fare soltanto sagre, sanno parlare solo di provola, di Casciacavallo, di pistacchio, di cultura, di pensiero, non se ne deve parlare. È la dittatura dell'ignoranza, che in questo momento, stiamo attenti, ci stanno costringendo attraverso poteri anche manifesti. Io lo vedo nelle scuole, io vado nelle scuole ogni giorno, ci fanno promuovere l'ignoranza con i voti dell'eccellenza. Stiamo attenti, la vera emergenza è l'analfabetismo funzionale dell'80% del popolo italiano che è ritornato alla condizione di analfabeta. Noi siamo partiti dalla mia generazione che l'Italia tentava anche attraverso la televisione, noi ce lo ricordiamo, siamo anche quella generazione. C'erano due agenzie educative il pomeriggio sulla televisione italiana, una era spirituale e una era di conoscenza.
quella di conoscenza era il maestro Manzi, che ha alfabetizzato, noi eravamo in quel periodo, e il popolo italiano, lo Stato italiano, lavorava addirittura per alfabetizzare il popolo e portarlo alla terza media. E poi la seconda agenzia era padre Mariano. Finiva il maestro Manzi e attaccava padre Mariano. Certo, passare da maestro Manzi a padre Mariano, oggi a Maria De Filippi, a Barbara D'Urso, c'è lo Stato. E allora come possiamo parlare di bellezza quando c'è la dittatura dell'ignoranza? E le scuole devono essere di nuovo le agenzie educative che devono consegnare la conoscenza ai ragazzi, non promuovere l'ignoranza. E i genitori devono ritornare a essere genitori, perché se noi abbiamo l'agenzia educativa, la famiglia che non esiste più, e le mamme maledette, io le vedo a Librino, hanno un motivo di esistere, di sentirsi mamme soltanto nelle chat. La mamma è soltanto nelle chat delle mamme maledette, e quale hanno come compito in queste chat delle mamme di aggredire l'insegnante, di andare dal preside, di non essere madre. Allora come possiamo parlare di bellezza quando in questa contemporaneità stiamo vivendo questa anestesia dell'anima, anche perché questi maledetti telefonini sono governati da daimon che dividono. Ti fanno passare la condivisione, ma non è condivisione, è divisione. Il diavolo divide, e il diavolo che divide, cosa fanno loro con questi strumenti? Affabulano l'ego. Noi vediamo tutti con questi selfie, con queste immagini, con questi like, è la fabulazione del nostro ego che attraverso il telefonino nessuno è esente di quelli che pensano. E allora, se noi siamo di fronte a questi strumenti maledetti, di questa, che poi loro cosa fanno? Dividono, anestesizzano, ipnotizzano, e c'è il gioco è fatto. E le nuove generazioni sono anestesizzate, ipnotizzate, e in più parlare con i ragazzi da 13 anni a 20 anni che lo vedo a Librino, i ragazzi sono con la paura, il panico, lo stato d'ansia, la depressione, a 15 anni, a 20 anni, l'emergenza è questa, quindi non possiamo parlare anche di quella percezione estetica, quando questa contemporaneità ha questa emergenza, che parte da questa dittatura dell'ignoranza che non vuole più il pensiero critico. Un pensiero critico, un pensiero eretico, oggi non è permesso. O in questo sistema di globalizzazione dobbiamo essere tutti anestesizzati, ipnotizzati, e come le pecore andare a quell'apparire, a quella cecità. Il male dell'ego è la cecità degli occhi. L'occhio, quando è collegato con l'ego, guarda ma non vede. E che cosa guardiamo? Solo apparenza, rappresentazione, consumo. L'occhio, quando si collega al cuore, quando si collega a quel valore universale che è in ognuno di noi, l'occhio ritorna alla vista. E la visione che ritorna alla vista per un artista è la visione dell'invisibile. In questo luogo, in questo spazio di tanta bellezza fisica, possiamo anche, guardandolo con occhi diversi, cogliere quella visione di quell'essere invisibile anche in questo luogo. È l'invisibile che è il balance universale rispetto a questo consumo dell'apparire. Loro ti dicono di guardare e non vedere, uno può, ricollegando l'occhio con il cuore, ritornare a quella visione dell'invisibile. Questa è la necessità di oggi, di questa contemporaneità. E questa esperienza di Tusa, più anche l'albergo. Io ho fatto il museo albergo, dove anche lì è un'agenzia educativa alla bellezza. L'opera d'arte, l'artista crea in una stanza quell'opera cosiddetta opera d'arte, che anche qui è un mezzo, è un medium, per restituire a ogni fruitore di quella camera quella possibilità di sentirsi opera dell'universo. Io entro dentro questi spazi, questo è il nido, entro dentro questo nido bianco, non guardo più la scultura, non mi interrogo che cosa significa, che cosa vuol dire, cosa vuole dire l'artista, ma io fruitore mi abbandono allo stupore e alla meraviglia, perché se non c'è stupore e meraviglia non c'è abbandono. Allora l'arte, attraverso sempre come medium, restituisce nell'albergo, e l'albergo, il museo più che albergo è diventato anche una meta internazionale,
perché non devi nutrirti di quei servizi ordinari di quell'essere aperto, ma è un luogo dell'anima dove si dice il nutrimento all'anima. All'anima soltanto nel momento in cui il fruitore diventa, ritorna a sentirsi opera dell'universo. Quindi ho chiuso la stanza, avrò anche dei disturbi. L'arte non deve piacere, l'arte deve interrogare, l'arte deve anche disturbare. E quando l'arte disturba, ha un perché. Quando io chiudo la porta, cerco il bagno non il bagno, cerco il letto non il letto, mi interrogo, mi abbandono e lì si innesta lo stupore e la meraviglia. Quindi anche l'albergo è stato come museo, un'esperienza educativa e emozionale. Poi, dopo 40 anni di militanza chiusa, ve l'ho fatta breve perché sennò qua facciamo notte tutti i martiri, ma non mi va di parlare di martiri, mi fa piacere parlare di bellezza. E per la bellezza mi sono trasferito a Catania 15 anni fa, il dottore Cianci è stato uno dei miei primi incontri di bellezza a Catania. Io ero straniero a Catania all'inizio e quindi ci siamo incontrati e il dottore Cianci mi ha difeso da Catania, queste cose non si dimenticano mai nella vita, mi ha difeso quando avevo i processi della Fiumara col giornale con tutte le battaglie anche di informazione che abbiamo fatto e anche quando ho iniziato questo progetto di Librino 15 anni fa. Quando pensate, io avevo problemi anche di mafia un po' pesanti, volevo ammazzare, insomma, la banalità del male. Il male quando è banale questo fa. O estorsione, o ammazza, mette bombe, finisce tutto. L'importante è che uno si mantiene vivo e eretico anche rispetto al male. E quando mi sono trasferito a Catania mi hanno un pochettino avvertito di stare un po' attenti perché ero sotto miro di alcuni gruppi mafiosi di Palermo, perché io ero zona palermitana, e mi dissero forse è meglio che se ne va a Catania perché se lo vogliono ammazzare prima devono chiedere permesso ai catanesi. Quando chiedono permesso ai catanesi, possono qui, lo possiamo salvare. Quindi non se ne vado a Palermo, se ne vado a Catania. Io mi sono venuto a Catania. In quel periodo ero un pochettino agitato e tutti mi parlavano male di Librino, Librino, insomma le sue storie. E quindi io, o mafia o non mafia, me ne sono andato a Librino a espormi anche nello stesso ambiente, questione catanese, però a Librino sono andato, non me ne sono andato a fare la fondazione col museo, e a Librino ho restituito in questi anni, sempre attraverso le scuole, perché cosa facciamo lì prima? Facciamo sculture, diciamo che la bellezza sono le opere d'arte e quelle opere d'arte renderanno famoso lì prima nel mondo. La gente di Librino non capirebbe, non vuole questo. La gente di Librino, come di qualunque periferia, ha necessità di nutrirsi della visione della bellezza. E allora, attraverso le scuole, abbiamo fatto tante attività, anche qui a Catania, abbiamo fatto dei riti della luce bellissimi in tutte le scuole della città, abbiamo fatto un rito della luce a Librino, abbiamo messo tutte le bandiere sull'autostrada per anni, abbiamo innestato anche lì attraverso il processo didattico quella condivisione emozionale con quel mondo della scuola. E la prima opera che io ho realizzato a Librino è questa, La Porta della Bellezza, un'opera condivisa con 2000 mamme e 2000 bambini, un viadotto, un sottopasso di 500 metri, attraverso la condivisione con tutti i bambini, con tutte le mamme, con questi pezzetti di terracotta, non ci sono dei pezzetti, no. Sì. Abbiamo restituito un processo artistico, quindi l'opera d'arte è il processo, il manufatto per me artista, la scultura, il quadro, sarà bello, ma a me questo non interessa più oggi. A me interessa il processo che quella cultura riesce a innestare in chi vive l'opera come condizione umana. E a Librino, ecco, vedete, abbiamo fatto i laboratori con tutti gli artisti con i bambini e con le mamme, in questi pezzi di terracotta hanno inciso il pensiero, la data, il nome, il cognome. L'abbiamo poi applicata in tutto il muro. Quando l'abbiamo inaugurato, vennero i delinquenti, allora ricordo di 15 anni fa, e tutti eravamo preoccupati che l'opera potesse essere vandalizzata, che la delinquenza non l'avrebbe accettata, ma in quelle 2000 mamme e 2000 bambini c'era di tutto. E allora l'opera
oggi, ancora oggi, dopo 15 anni, è una grande agenzia educativa alla bellezza, perché tutto hanno vandalizzato al Librino, ma la porta non si tocca. Se la porta di Librino non si tocca, e lo dicono tutti gli abitanti di Librino, questa è la bellezza. La porta educa la bellezza, ma non con la sua rappresentazione estetica, che anche è bella, ma col senso della condivisione con tutta la comunità. Ora, dopo 15 anni, mi sono sentito, sono andato a Librino, dove c'è la porta della bellezza, visto che ormai io sono diventato uno di loro, le scuole, le chiese, le associazioni, le suore, tutto il mondo di Librino, io ho condiviso questo progetto di 15 anni di grandi sacrifici. Adesso ho riempito tutto Librino, tutti i ponti di Librino, sono 4, li ho messo un mesh pubblicitario molto invasivo ma anche molto significativo e parlo a tutti, e ho detto e ho scritto su questi ponti, se andate lo vedete, un rispetto immisurato cui porta la portata. Cari amici di Librino, avete rispettato la bellezza, ora dopo 15 anni, invece di 500 metri, prima che io magari rincoglionisco un po', lo completiamo tutto e stiamo completando 2 chilometri di basso rilievo, che è una tragedia umana, perché è un'opera immensa. Ecco, vedete, questo è il messaggio che ho messo. Quindi anche là, no antimafia, no educazione alla legalità, ma condividere con la comunità, compreso anche queste persone che possono avere sbagliato. Un rispetto è misurato, e se voi avete rispettato la bellezza continua, è regale ai vostri figli, e quest'opera condivisa, pensate, oggi siamo a 15.000 persone che io ho contattato personalmente, scuole, bambini, chiese, associazioni, 15.000 persone che condividono un processo artistico, è una comunità di bellezza. Librino non è a rischio, Librino oggi è comunità che è fatta di impegno sociale, civile, dallo Stato alla scuola alla chiesa, ma è fatto anche di arte. Queste sono la porta nuova, si chiamerà la porta delle farfalle, perché è giusto che un bambino entrando dalla porta, da questa nuova porta, dimentichi sempre che nella vita non si è mai bruchi, ma basta un attimo che tu puoi diventare leggero e bello come una farfalla. E quindi la porta delle farfalle ha questa visione della trasformazione, anche della visione, ecco, della bellezza. Ma il bruco può sempre farfalla, e la porta delle farfalle restituisce questa visione. Come restituisce questa visione anche un altro simbolo iconografico di mafia, che c'è di mafia, di delinquenza, anche come in queste periferie, c'è questo amore, questo cuore per questo animale che è il cavallo. Quindi stalla, cavallo, Alessino, forza clandestina, e poi alla fine macello, polpette, via prepiscito. Questo è il ciclo del cavallo. Io cosa ho fatto? Che adesso, per omaggio di inaugurata, anzi mi fa piacere invitarvi a questo grande momento di crescita di Librino, speriamo omaggio di poterci alla fase, se il tempo è buono, abbiamo coinvolto 25 grandi artisti, 20 licei artistici tutta la Sicilia, i licei artistici di Catania, Emilio Greco, Giarre, hanno restituito delle opere monumentali bellissime, più tutti gli altri 20 licei artistici, perché poi se ci sono le agenzie educative che devono sparire e devono morire, sono Calos, Caia, Catos, liceo classico e liceo artistico, pensare e sognare non conviene. Infatti i ragazzi sono tutti all'alberghiero, in tutti gli istituti tecnici e pratici, ma il pensiero classico per pensare alla filosofia e il sognare del liceo artistico non conviene. E allora proteggere i licei artistici della Sicilia è stata anche una bellissima esperienza, i licei hanno risposto con una condivisione corale. Queste opere monumentali, queste 20 opere dei licei artistici sono installate nella nuova porta delle farfalle, quindi abbiamo scelto anche una militanza politica di protezione per questa istituzione del liceo classico e del liceo artistico, perché non possiamo parlare di pensiero e di sogno se i ragazzi non vengono formati su questi registri. E allora con questi licei artistici abbiamo fatto l'esperienza,
E col cavallo, concludo, col cavallo, adesso, dopo la porta delle farfalle, loro avranno un altro premio. E li premierò attraverso il mezzo più politico, civile, che possiamo fare, che è quello di cambiare la visione di questo cavallo. C'è un cavallo che finisce a polpette, ma ci può essere un altro tipo di cavallo. E qual è questo cavallo? Vi faccio fare, anche dopo la porta sempre, dei laboratori sul sogno del sognare. Pensate, su 10.000 bambini di Librino, 3.300 sono cosiddetti a rischio. Perciò pensate all'emergenza, poi parliamo di dispersione scolastica, parliamo di recupero, parliamo di inclusione, ma se 3.300 di 10.000 hanno quel pedigree, deve essere quell'impegno civile a restituire a questi bambini non quella condizione di essere a rischio, ma di essere bellezza. Allora, con questi bambini e con le famiglie, quindi immaginiamo che parentele di quel tipo, scriveranno i loro sogni su questi pezzi di terracotta, riempiremo una rotatoria all'ingresso del quartiere con questi pezzi di terracotta che parleranno dei loro sogni. E sto costruendo con un artista, Antonello Bonanno Conte, sto costruendo un bellissimo cavallo alato di 12 metri in acciaio specchiante col sole, un cavallo figurativo, 12 metri, monumentale, un po' poco. Glielo piazzo nel luogo più vicino al palazzo di cemento, dove ci sono agglomerati di quel tipo, che già ho avuto l'autorizzazione, perché a me i mafiosi del momento del primo mi chiamano lo presti. Non lo presti, no, una cosa bella. Passiamo su ponte e vediamo il rispetto di spesso lei, o qui una rizza. Poi questa cosa del cavallo è una cosa troppo bella. E qual è la cosa bella? Che io vi ho detto, mi fa piacere lasciarvi anche un testamento spirituale, un domani quando sarà, perché la vita è un comodato d'uso. E nel comodato d'uso non ci vuole rivendicazione, con l'ego rivendichiamo. Col comodato d'uso ringraziamo ogni attimo, perché noi festeggiamo i compleanni banalmente col possesso dell'ego, quando invece con l'attimo dovremmo festeggiare con ringraziamento ogni attimo, come in questo momento. Dovremmo scegliere o rivendicare per tutta la vita o ringraziare. Se festeggiamo compleanni, rivendichiamo a 10, 10, 100, 60, 60. Con gli attimi ringraziamo sempre ogni attimo che abbiamo a disposizione. I bambini di Brino, passando dal cavallo alato, ogni attimo, per un attimo, si innesterà la visione della bellezza in nome del cavallo come ringraziamento, come sogno. E i bambini hanno scritto anche lo slogan di questo progetto, che noi bambini di Brino, con gli artisti, abbiamo scelto di togliere il calesse al nostro cavallo e di mettere le ali al sogno del sognare. Ecco, questa è la bellezza. Questo è l'innesto di quella visione di bellezza. Cavallo polpetta diventa cavallo sogno, diventa cavallo di investimento. Questo sono i grandi laboratori artistici, didattici. Mi fa piacere anche con l'università, un domani, di lasciare anche questo patrimonio, non so, certo lasciato dal comune di turno, non lo so, ma la regione la stiamo perdendo. E quindi, no, anzi, concludo. Sono partito dalle bombe di quella mafia a Tusa che mi avevano ammazzato, e perdevo. Me ne sono venuto a Librino a Catania e sono stato invece amato in quell'ambiente a Librino. Arrivato a questo punto mi farebbe piacere, ve lo dico stasera anche come sogno, come continuità, lasciare la parte culturale, artistica, creativa e di formazione, sarebbe bello con l'università, poter lasciare all'università tutti questi grandi laboratori che potrebbero abbracciare tutti i dipartimenti, come una praxis del fare fatto. E poi c'è il problema della manutenzione, anche della gestione del museo, che un domani si può andare, perché dopo la porta delle farfalle, dopo il cavallo, voglio fare anche il museo della fotografia e del video. Abbiamo fatto una bellissima installazione del Cantico di San Francesco, se andate a Librino sono 1200 persone fotografate. Ecco, quella, la società del consumo dell'apparire, l'immagine è... Noi facciamo i selfie, condividiamo e ci guardiamo come ego, se siamo belli o non siamo belli.
La stessa immagine, e al librino funziona, e io la farei in tutte le scuole, la stessa immagine abbinata alle due parole del cantico, laudato Signore, Signore, sorella Luna, fratello Sole, quindi la mia immagine, non sono più il nome, nomen, Giovanni, Peppino, ma sono fratello Sole e sorella Luna. Ecco, anche lì la fotografia, il video, che non rappresenta la bellezza, ma la manifesta come valore universale, con quelle parole del cantico, l'installazione fotografica ha avuto un grande e anche lì innesto di visione. E quindi tutto questo innesto, alla fine mi farebbe piacere un domani l'università, sì, però c'è la manutenzione e anche la proprietà etica di questo grande progetto e anche un percorso della mia vita. E mi farebbe piacere lasciarlo ufficialmente alla mafia, attraverso tutti i processi di riabilitazione del detenuto. È bello pensare che 20-30 ragazzi di Brino, che per quella riabilitazione della pena, eccetera, possono avere la gestione di questo museo. E quando si esce dal carcere, i lupi sono più lupi, e non è il lavoro che nobilita, non è il lavoro che ti inserisce. E i lupi, per essere ammanziti, devono incontrare subito gli agnelli. È la messa a prova che voglio lasciare di primo, spero di farcela, perché è un po' una follia, ma mi farebbe piacere. Vorrei fare una cooperativa sociale, non so, d'accordo, di mettere insieme lupi e agnelli. I lupi, così, è quando quell'uomo esce dal carcere e che è ancora più violento, incontrando le agnellini, come agnellini, ho trovato, e sono d'accordo anche le famiglie, di fare questo. L'unico uomo innocente che c'è sulla faccia della terra che sono i bambini down, per una questione di cromosoma, non per parole, per un cromosoma genetico, a questi bambini il Signore gli ha conservato l'innocenza. Innocenza del bambino down, che abbraccerà questo uomo magari che ha sbagliato, che lavoreranno insieme. I bambini possono essere guide e questi ragazzi che hanno sbagliato possono avere la gestione del museo. Ecco, anche qui nella circolarità della bellezza, del cuore, del ringraziamento, anche quello che noi chiamiamo bene e male, alto e basso, luce e buio, anche lì il doppio non porta bellezza. Il valore della bellezza si trova nell'essere unità. E quindi quel bene e quel male al librino potrebbe trovare una parola corale di bellezza e di condivisione per il futuro, che è sicuramente l'arte come processo, come praxis, come stupore, come meraviglia, come follia, come eresia. Ecco, noi artisti siamo un po' al borderline tra la follia e l'eresia, ma di questo noi ringraziamo sempre, perché abbiamo fatto della nostra vita soltanto un investimento, e per questo vi ringrazio anche per questo.